Sì, padrone. E sta attento, io temo per te. Ho cavalcato 3 giorni per avere la Vergine promessa da Liamman. Attento ad Anastasias. La madre della Vergine Candizza è una strega terribile. Molti cavalieri hanno provato ad avvicinare la fanciulla. Sono tutti morti. Io vado, prendo la Vergine e torno. In che senso? Nel senso buono. Che Allah ti protegga. Quale funesto destino ci separa, amore mio? Perché non posso essere tua, mio bellissimo signore? Meglio morire piuttosto che andare in sposa a te, bruttissimo tiranno! Giorgio, fatti. Candizza! Giorgio, fatti. Tua madre dov'è? Non temere, di là che dorme. Io temere? Ma sai i chilometri che ho dovuto fare per venire fin da te? Le disavventure, i pericoli, i casini, scioperi, blackout, aquile selvagge. Oh, amore mio. Giorgio, ma sei un demonio. Non sono io, la scimitarra. Vieni, facciamo l'amore. Ma perché ti chiami così? Amore mio. Mamma, perdonaci. Stai zitta tu. Che disgrazia, che rovina. L'ira di Aliyamman ricadrà su di me. Signora, non dica così. Io sono disposto a riparare, a sposare sua figlia. Aliyamman mi farà mozzare la testa. Ma voi due me la pagherete. Questa infamia non me la dovevate fare. Io vi trasformo in statue di sale. No, sale no, adesso no, esagero. No. Voi sarete dannati e non potrete raggiungere i giardini di Allah che fra 1000 anni. 1000 anni? Quanti ne abbiamo oggi? Le vostre anime vagheranno per secoli e secoli fino a reincarnarsi. Andiamo, va. Tua madre ragiona con la meno parte. Ma Giorgio... Non sa più quello che dice. Fermi! Soltanto fra 1000 anni, in una notte di luna piena, a mezzanotte in punto, le vostre anime reincarnate si incontreranno qui e si uniranno. Soltanto allora l'incantesimo si scioglierà. Sempre che ben inteso, l'anima reincarnata di Candizza sia pura! Come lo eri tu, sciagurata, pura e vergine, fino a quella notte di luna piena, fino a mezzanotte in punto, altrimenti... Signora, si rende conto di che stronzate sta dicendo? No, mamma! Porti in braccio come nei film americani. Ah, eccolo qua. Non sei venuto alla cerimonia perché non avevi l'abito, eh? Tutte balle. Tu sei d'accordo con quello là?
E allora vai a dirgli che ci siamo sposati e che quindi faremo tutto il resto. È stato commovente. Giorgio! Palle. Beh, vede, i fantasmi sono come i cani. Bisogna saperli prendere. Faccio un saltino al pronto soccorso, con permesso. Porca miseria, che cane rompiscatole. Se fosse più piccolo proverei con la violenza. Va bene, ho capito, vedo che sei ordinato, ti ringrazio. Allora domani mattina sveglia alle 8 con la colazione, poi prima di andare a fare la spesa metti a posto la casa, poi mi lavi i calzini e mutande. No, quelli li lavo io. Vai, calma, calma, cosa tiri? Dai, dai, fermo, fermo, aspetta. Porca miseria, alle volte hai dei modi talmente inurbani che ti spaccherei la faccia. Sembri anche tu, sembri una bestia. No, non li guido io. Ho parlato con Candida. Sta bene, ti saluta. Dice che sua madre insiste nel voler venire ad abitare con noi. Io bello scassamente, Paul. Ma hai parlato? I cani non parlano. Ah, appunto. Volevo ben dire. Allora l'hai trovata veramente la villa? Quando partiamo? Beh, non lo so. Sai, la mamma non vuole venire a Roma. Brava, Candida, così si fa. Io a Roma, manco morta. Figuriamoci se io vado a Roma. Stai tranquillo. Domani si parte per Roma, eh? Vado a fare i bagagli. Ah, sì, partiamo subito. Com'è la villa? La villa... Non fumare mentre parlo. La villa è meravigliosa. C'è un grande viale, c'è la piscina. E poi c'è l'ingresso con la porta che si apre da sola. Automaticamente? Sì, praticamente automaticamente. E poi ci sono le scale... C'è una porta, un salone con l'ombra del giardiniere. Come l'ombra del giardiniere? Sì, poi ti spiegherò. Perché qui, sai, sembra che succedano delle cose strane. Almeno dicono. Ma poi quando verrai ti spiegherò. Dai, Giorgio, non scherzare. Dimmi piuttosto che tempo fa a Roma. Qui c'è stato un acquazzone, però adesso è tornato bel tempo. Signor Allegri, ma cosa è successo? È successo che il fantasma incomincia a rompere le... È ingrata. Sono preoccupata per Giorgio. È più di mezz'ora che sta parlando con il cane. Ma sarà stata la botta in testa, la caduta in piscina, vanno a sapere. Anche tuo padre era strano, eh? Completamente partito. Però non si è mai sognato di venirmi a raccontare che parlava con il cane. Io lo farei visitare da uno psichiatra. Non vedo l'ora che gli tolgono l'ingessatura. Sono sicura che appena saremo stati insieme la pianterà di comportarsi in modo così strano. Se vuoi parlare, parla. Ma non puoi dire le cose a cazzo di cane. Devi imparare, devi studiare, devi prima conoscere te stesso. Allora, il cane è un quadrupede ed è l'amico dell'uomo. Dai, ripeti con me. È un quadrupede ed è l'amico dell'uomo. Niente, non hai voglia? Troppo facile? Avanti, allora. Tu che sei tutto, dimmi chi ha scoperto l'America. Fosse stato Frank Sinatra. Vedi che non lo sai, pistola! Cristoforo Colombo! E come si chiamavano le navi? La Nina, la Pinta e... La Santa? Santa Maria Capuavetere, o paese e patria. Vedi che non sai niente, che sei un ignorante? Pazienza. Adesso mi devi spiegare perché hai detto che io non devo fare l'amore con mia moglie fino alla prima notte di luna piena. Perché quella notte a mezzanotte in punto saranno 1000 anni. Vedi che se vuoi parli. Tu e Candida vivrete ricca e felice. Candida ha parlato, ha detto che diventeremo ricchi. Ma cosa dici, Giorgio? Vado a prenderti le gocce, così ti passa tutto. Dai, diglielo. Dillo anche a lei, non ci crede? Dai, dillo, Candida.